Vuol dire che è stata una faticaccia, un inseguimento alla western durato ieri pomeriggio, ieri sera, fino a tardi e anche stamattina in tutte le latitudini e direzioni di Roma. Finalmente i due Herrera, alla mia destra Eriberto Herrera, tecnico della Juventus, e alla mia sinistra Elenio Herrera, tecnico della Roma, sono venuti, a dispetto anche di quanti hanno detto e scritto che non sarebbero affatto stati presenti, perché non dovevano venire. Sono venuti, hanno accettato di buon grado, sono venuti anche dei dirigenti delle due squadre e dei giocatori che poi vi presenterò. Dobbiamo rinnovare il ringraziamento a questi due gentilsignori e adesso ci intratteremo brevemente con loro. Naturalmente, come da promessa, come da intese e anche come dei regolamenti vigenti della Federcalcio e della Lega, non potremo oggi parlare di calcio, quindi lasceremo in disparte la grande partita di domani, la grande Roma-Juventus che tutti attendono. E cercheremo di intrattenere prima Eriberto chiedendogli per esempio qual è il suo hobby preferito nella vita privata. Anche sembra una parola di compromesso questa volta, dirò che dopo lo sport è proprio la musica. E che genere di musica gradisce? E soprattutto musica da ascoltare, in questo caso folclorica, specialmente nostra, del Latinoamerica. Mi hanno detto che lei è molto legato a un noto arpista paraguayano. Sì, abbiamo fatto un po' il collegio, quasi un po' anche il servizio militare assieme, no? Tiene dischi naturalmente di questo signore? Tutta la collezione di lui, che è stato per tutta Hispanoamerica e adesso si trova negli Stati Uniti, di Turnet, con sua complesso. Senta, e oltre la musica cosa fa? Lei è scapolo. Vogliamo sapere chi è? Non ho capito? Volevamo sapere chi è questo artista paraguayano. E come si chiama questo? Tenemos a saber el nombre para que habemos hablado para una hora de ese hombre, sabemos que escribe muy bien, canta bien. Entonces, va siguiendo hablando Heriberto, viene ese nombre, vamos a comprar discos también. Bravísimo. ¿Puedo decir el nombre? ¿Cómo se llama? Se llama Luis Bordón. ¿Luis? Luis Bordón. Luis Bordón, ricordatelo, segnatelo, Luis Bordón. Senta, grazie. Signor Eriberto, lei è scapolo? Sì, fino adesso. Sarà fidanzato? Sto cercando. Allora vedrà che domani comincerà a ricevere una valanga di lettere dalle belle donne italiane che cercheranno di accaparrarsi un bel uomo come lei. Carosio, tecnico e un buon futuro padre di famiglia. Nicolò, posso fare, lo so che non si deve parlare di calcio, posso fare una domanda a Elenio Herrera? Non di calcio, cioè, ma bisogna parlare un po' di qualche giocatore, cioè Elenio Herrera, se domani Pizzaballa, avendo molta fame, molta fame e avendo anche urgenza di giocare al pallone, deve scegliere anche di tralasciare metà del suo nome, lei gli fa lasciare la pizza o la balla? La pizza. Va bene, basta. Posso andare avanti? Ed eccoci ad Eleniere, quale hobby ha lei, signor Elenio? Beh, io non ho hobby, il mio hobby è il calcio, sono appassionato del mio mestiere e non penso solo a questo, ma attraverso la mia famiglia, attraverso i miei bambini, ho l'hobby dell'arte, cioè della musica. Mio figlio Elenito ha inciso anche un disco con un complesso, un disco che si chiama Genie e che uscirà molto presto, e mia figlia fa il ballo classico. E anche il folklore spagnolo, dunque mi piace molto la musica, ma quando eravamo bambino la musica era intentare mangiare, dunque non ho potuto dedicarsi completamente. Esattamente. Sente, lei in casa la stessa grinta che ha sul campo? No, purtroppo no. Senti Eugenia? No, purtroppo no. Eugenia è mia moglie. Amo tanto mio bambino che sono troppo buono con loro, ma sono bravissimi e sono contento lo stesso. Comunque sta zitto, 4-4, sedere, mangiare. Amore, c'è come con la mia squadra, un po' di disciplina, un po' d'amore, un po' di durezza. Benissimo, complimenti e ringraziamenti a tutti e due ancora, se vogliono accomodarsi. Ecco, vorremmo sapere i nomi dei giurati, gli altri giurati. Adesso ve li presento. Ah, giocatori! Cominciamo da quelli della Roma. Qui abbiamo Losi. Il cuore di Roma! Qui abbiamo Carpenetti, difensore. Qui abbiamo Scaratti, che ha la tornante. Qui Ginulfi, portiere. Poi quelli della Juventus. Questo è il mio acquisto Benetti, il centrocampista. Per favore, l'applauso dopo tutti insieme. E il difensore Roveta.
questo è Leoncini difensore, vice capitano, e questo Bercellino. A proposito, prepararsi che dobbiamo andare a Cardiff il 23. Allora, un applauso ai giocatori per ora, tutti insieme. E quindi adesso...